confronto acceso-esterno è importante, perché se non si riesce a tirar fuori in modo positivo, non è una contraddizione interna, il conflitto che viene fuori, che ha finalità positive, che è quello di risolvere il motivo del conflitto, che è quello di crescere, il conflitto si sposta all'interno e quindi si vive interiormente, quindi si sta male, stiamo parlando di benessere. Quindi un motivo, un modo per star bene è buttare fuori i conflitti interni. Se abbiamo l'oggetto di confronto con cui elaborare questa tensione, tanto meglio. Se non lo abbiamo e non ne riusciamo a venire fuori, il mio consiglio è quello di fare qualche chiacchierata con un esperto di gestione dei conflitti. Se sto al lavoro, mi chiedono tempo in famiglia, o chiede tempo il mio amore, o chiede tempo il mio amico. Se sto col mio amore e il tempo è in famiglia, siccome per il resto della mia vita lavoro, non ho il tempo per andare in palestra o andare a fare un corso. Il mio fisico, la mia psiche, ciao e arrivederci. Ok? E quindi come facciamo a star bene su tutte e tre le dimensioni? Star bene in famiglia, ma cosa vuol dire famiglia? Vuol dire la dimensione affettiva. Star bene al lavoro, vuol dire nell'azienda, ma vuol dire anche, non necessariamente nell'azienda di famiglia, vuol dire quella in cui mi esprimo creativamente, oppure diventa una sofferenza perché è solo un posto dove io vado a lavorare per guadagnare i soldi, per garantire la serenità alla mia famiglia, o per avere i soldi per andare a sciare, perché devo avere del fisico, devo star bene col fisico. Cos'è il lavoro? È una cosa che realizza me stesso o è una cosa che serve per sostenere le altre? Pensiamoci un attimo, no? Ecco, allora il benessere passa anche attraverso questi ragionamenti e l'equilibrio fra le cose. Fate, esclusi i presenti, naturalmente non stiamo parlando di noi, stiamo parlando di quelli che non ci sono qua, ma fate un'analisi anche così molto semplice, senza fare statistiche molto complicate. Andate a domandare ai vostri conoscenti a quanti di loro piace veramente il loro lavoro e perché. Non c'è più una famiglia, ma ce ne sono magari sei in un consiglio di amministrazione, perché mamma e papà e figli fanno parte della prima famiglia. Ma poi i figli che si sposano hanno delle altre famiglie, ognuna generando poi figli a loro volta, quindi tu non ti trovi la famiglia Cesaro attorno al tavolo, ti trovi famiglie Cesaro attorno al tavolo, con il diritto dovere di salvaguardare gli interessi della propria famiglia, quale quella di origine o quella che è rivolta al futuro. Non è per nulla scontato, in termini di imprenditorialità, che uno non debba andare a lavorare per capire il valore dell'impresa che gestirà. Il budget gestito, la gestione del budget, è uno degli elementi più importanti della formazione dal punto di vista anche tecnico. Io imparo dal budget, non se faccio il budget, ma se gestisco il budget, se lo vivo, se lo utilizzo. Se io ho qualcuno o me stesso che si pone delle sfide molto grandi e alla fine la percezione delle mie capacità è questa, okay? Io arrivo in un'area di questo schema, che è quest'area qua, in cui l'ansia la fa da padrone. L'ansia, se perseguita nel tempo, aiuta a far divenire lo stress a volte ingestibile, per cui poi abbiamo tutte le patologie del caso. Così come, perverso, se io ho la percezione o la consapevolezza di avere una capacità importante e mi pongo degli obiettivi troppo bassi perché così vado sicuro, io mi annoio. E la sequenza di noia, beh, porta prima o dopo ad uno stato depressivo. Gli esperti dicono che bisognerebbe essere sempre un pochino lì, pronti ad andare appena appena un pochino più in là, perché
pian pianino, aumentando e crescendo nelle mie capacità, riesco pian pianino ad aumentare anche le sfide che mi pongo.